Benvenuti in un altro mio video tutorial di recensione di questa cosa qui. Dunque, qualche settimana fa la Xilisoft mi ha contattata chiedendomi: ti andrebbe di recensire uno dei nostri meravigliosi software? E io: sì, certo, non vedo l'ora, sono entusiasta. E loro: decidi tu quale software vuoi recensire, ne abbiamo tanti. Io: sì, dai, vado a vedere. Ok, allora sono andata nel loro sito e ho detto: datemi Movie Maker, costa 39 euro, no, $39,95, sarà sicuramente strepitoso, io recensirò una cosa meravigliosa, fantastica, mai vista prima su YouTube. E loro mi mandano Xilisoft Filmmaker, Movie Maker. Ho pensato: vabbè, si saranno sbagliati col nome. Questo software cioè, ha delle premesse assurde. Puoi aggiungere le transizioni, watermarks, audio, sottotitoli. Una cosa mai vista, cioè questo qua è un iMovie extra. Ebbene, questo è il software. Queste sono le transizioni. Importiamo il video, mettiamo una transizione, mettiamo un altro video. Io adesso voglio mettere un sottotitolo. Allora, sicuramente sarà in preferenze, sicuro. Riabilita default. Ok, niente. Aiuto! Inserisci il codice di registrazione, l'ho già inserito perché me l'hanno dato per fare questa recensione stupenda. Azioni, modifica. Niente. Allora questo. Così. Questo te lo allarga. Questo. No, questo te lo taglia. I segmenti, sì, niente. Vabbè, dai, aggiungiamo qualche canzoncina, dai. Chissà quante ne hanno messe in questo software. Che è questa? Vabbè, vado nella. Devo aggiungere la mia musica. Non ci sono già delle musiche importate da importare? No. Vabbè. Metterò i watermark per far vedere che il mio video nessuno me lo può toccare. Allora, vediamo. Dove devo andare a tastare? Beh, forse il tasto destro. Taglia, rimuovi, svuota, crea una copia, proprietà, proprietà! No, niente. Io credo che il software sia tutto qui. Niente. Io non vi consiglio di scaricarlo illegalmente perché non si fanno queste cose. Questo software vale tutti i $40. E niente, insomma, ci vediamo al prossimo video. Ciao!